Signori, il momento del concorso delle Miss, Miss Summer Salento. Questa è la tappa ostunese di questo bel concorso. E il buon Marcello Altomare, insieme a Valentina Cino, hanno lavorato duramente per realizzare questa tappa. Ancora Flashback ci stupirà con delle bellezze che saranno valutate da una giuria. Finalmente è il momento di nominare la giuria. Comodamente seduta in prima fila, vi chiedo di accogliere con un applauso Luciano Anelli, corrispondente del giornale Dolls Donne Online di Milano e un giornalista pubblicista che ci onora della sua presenza. E ancora in giuria a votare queste belle ragazze che vedremo c'è Francesco Francioso, grafico pubblicitario, organizzatore della prestigiosa kermesse di moda Fashion Puglia in programma il prossimo 5 agosto a Santa Sabina, in collaborazione sempre con Flashback di Marcello, organizzatore sempre del Miss Summer Salento. E poi ancora in giuria Paola Leonetti, Mister Winter Salento, altro non è che la versione invernale di Miss Summer Salento, eletta quest'inverno a Monteroni, quindi è distante qualche mese il suo premio. Poi in giuria c'è ancora Alessia Napolitano, cantante, animatrice, un diploma da estetista e poi in materia di bellezza mamma di due bambini, e quindi questo è uno dei titoli più importanti che l'autorizzano a sedere lì in giuria. Vedremo delle bellissime ragazze, vi parlerò dopo di chi le ha preparate, di chi le ha conciate. Io darei subito spazio al palcoscenico per farle accomodare, poi le citeremo e le nomineremo una alla volta. Prego. Thank you.
Applauso alle nostre miss. Allora, complimenti ragazze. Facciamo ordine per la giuria. Prima di presentarvi le concorrenti, vi presento la bellissima miss fuori gara. Lei si chiama Sara Cassiano. Prego, lei è la vincitrice della prima tappa di questo bel concorso, la vincitrice di Miss Summer Aquain. Questa è la fascia che indossi, è stata la primissima tappa e quindi lei è la prima, il primo assunto, la prima vittoriosa in quella occasione, rappresenterà quella tappa più avanti. Una bellissima ragazza, la vedete slanciata, quindi io ancora una volta faccio la figura del tappeto, ma quel che è ancora più importante è che c'è tanta sostanza. Lei sfila fuori concorso in questa occasione, ha iniziato da poco quest'arte, lo sta facendo in maniera davvero brillante, ha appena 14 anni, signori, 14 anni e di Brindisi, frequenterà il secondo anno del tecnico commerciale, studia danza, da grande vuole, ovviamente te lo auguriamo, entrare nel mondo dello spettacolo come modella e attrice, e credetemi, io la conosco anche fuori dal palcoscenico, è una persona che merita per davvero di coltivare questo sogno. In questa occasione è fuori concorso, quindi sei bella rilassata, non hai alcun problema, la giuria dovrà votare le altre, però vorrei che dicessi buonasera e grazie a tutti. Buonasera, grazie a tutti. E grazie anche alle famiglie di queste ragazze, alla tua in particolare, che ti segue con tanta attenzione. Grazie Sara, in bocca al lupo per il tuo futuro. Cara giuria, numero 1, Marika Martina. Sedici anni, di Francavilla Fontana, frequenterà il quarto anno al commerciale, studia danza da 9 anni. Numero 2, Rebecca Fioro. Sedici anni, di Francavilla Fontana, frequenterà il terzo liceo scientifico e studia danza da 4 anni. Numero 3, Giorgia Galluzzo. Sedici anni, di Brindisi, frequenterà il terzo anno del liceo socio-psicopedagogico, studia danza da 13 anni e da grande vuole fare la psicologa.
numero 4, Francesca Giandomenico. Anni è di Taranto, frequenterà il terzo anno dell'istituto odontotecnico e da grande vorrà fare la dentista. Numero 5, Laura Casciaro. Anni di Taranto, frequenterà il terzo anno al liceo scientifico e da grande farà la psicologa. Numero 6, Filomena Pascale. Anni di Carovigno, frequenterà il secondo anno al professionale e da grande vuole studiare modellistica. Numero 7, Flaminia Saliani. Anni di Modugno, provincia di Bari, frequenterà il quinto anno all'istituto commerciale, va in palestra, pratica l'aerobica e da grande vorrebbe fare la personal trainer. Numero 8, Sharon Ottaviano. Anni da Brindisi, frequenterà il terzo liceo linguistico. Per lei da grande un futuro da cantante. Grazie. Oh no no, c'è la luce, c'è. Al limite abbiamo preparato gli accendini. La giuria al lavoro, siamo stati chiari? Avete bisogno di ulteriori dettagli, di rivederle? Sì, sì, dite sì. No, va bene così. Allora, io voglio solo precisare che la finale di Miss Summer Salento si terrà il 12 agosto a Monteroni di Lecce. Ed è altrettanto importante precisare che alle spalle, dal punto di vista estetico, c'è la bravura di Antonella Magli del Hair Mod Rusk di Monteroni, via Alcide De Gasperi. Grazie mille ad Antonella Magli ed anche a Valentina Cino, che ha curato le coreografie insieme a Marcello Altomare, hanno tanto a cuore la riuscita e la realizzazione logistica di questa sfilata. Allora, la giuria, questa è la prima delle tre uscite. Vi ricordo che Sara Cassiano era fuori concorso, lei è già una Miss vincitrice della prima tappa, quindi mettete i vostri voti. Fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya. We'll be right back.
Grazie. Grazie alla regia, giuria al lavoro. La prima, ve lo ricordo, era Sara Cassiano, la Miss fuori concorso, già vincitrice della fascia vinta da Quain, e poi le successive nostre 9 ragazze. Giuria, terzo e ultimo momento per vedere le nostre miss, e poi procederemo al calcolo per valutare chi si aggiudicherà la fascia
di questa importante tappa di Ostuni. Dietro il palco sono pronte le ragazze con le coreografie di Flashback di Valentina Cino. A voi la bellezza delle Miss per Miss Summer Salento. Giuria, attenzione. Oh,
Thank you.
Bene. Complimenti alle ragazze, vi dico che fuori concorso hanno sfilato anche Paola Leonetti, che era in giuria della Miss Invernale di questo concorso, e poi c'era nuovamente Sara Cassiano, e poi c'erano le ragazze in gara. La giuria ha preso debitamente nota, tra un attimo sapremo chi si è aggiudicato questa tappa. Io vorrei ringraziare ancora Flashback e poi persone che non abbiamo ancora ringraziato: Nico Fiore, che tanto diligentemente ha aiutato Marcello Altomare e Valentina Cino in questa organizzazione, e poi Tutta Vita SRL, che aveva offerto e sponsorizzato le magliette che avevano le Miss. Allora, mentre la giuria lavora ardentemente e velocemente nel computo finale, dobbiamo procedere a quello che è il momento clou. Rullo di tamburi. Apriamo la busta, prego. Sì. Tienilo così, nascosto. Vai un po' in là. Spostati un po' sulla sinistra. Facciamo uscire le ragazze. Le protagoniste di questo concorso. Ve le ricordo. Numero 1, Marika Martina, 16 anni, di Francavilla. Numero 2, Rebecca Fioro, 16 anni, di Francavilla Fontana. Numero 3, Giorgia Galluzzo, 16 anni, di Brindisi. Numero 4, Francesca Giandomenico, 15 anni, da Taranto. Numero 5, Laura Casciaro, 15 anni, da Taranto. Numero 6, Filomena Pascale, 15 anni, da Carovigno. Numero 7, Flaminia Saliani, 17 anni, di Modugno, provincia di Bari. Numero 8, Sharon Ottaviano, 15 anni, da Brindisi. Fuori concorso, la vincitrice della prima fascia Miss Summer Aqua In, Sara Cassiano, da Brindisi. Applauso a queste ragazze, queste meravigliose creature. Compattatevi, ragazze.
vorrei che anche Valentina Cino ci raggiungesse qui, è lei che ha curato le coreografie. Allora, tu sei pronta con la busta? Grazie al signor Raffaele Peluso, procede rapidamente alla consegna per ognuna di voi degli attestati. Raffaele, consegniamo rapidamente il premio e l'attestato alle ragazze, questa debita passerella che fa parte anche della struttura organizzativa, un po' anche dello spirito e della caratteristica della serata. Allora, Rebecca e Annalisa, creature sempre sorridenti, hanno lavorato tanto veramente nell'ombra come non meritavano, perché loro meritano davvero il centro del palco. Annalisa Convertino e Rebecca Epifani. L'applauso alle due collaboratrici e vallette di questo altissimo conduttore. Grazie a voi per il vostro splendido sorriso e per l'umiltà e per la grande serietà con cui avete lavorato questa sera e con grande pazienza. Mo potete tornare là, va? Grazie a voi e complimenti alle vostre famiglie che rendono possibile questo sogno. Noi abbiamo la busta. Valentina, attendo Paola Leonetti sul palco. E lì, Paola, ci puoi raggiungere qui? Grazie mille. Partiamo dalla terza classificata. Diciamo che la prima si aggiudica la fascia e l'accesso alla finale. La seconda e la terza l'accesso alla finale, giusto? Che si terrà il 12 agosto a Monteroni di Lecce. Quindi le tre ragazze che andremo a chiamare adesso andranno tutte e tre in finale. La prima si aggiudicherà questa bella fascia Miss Summer Salento Cala di Rosa Marina. Al posto numero 3. Chiamo con nome e cognome, aboliamo i numeri perché siete delle persone, in questo caso. Al terzo posto si classifica Marika Martina. L'applauso alla terza classificata che guadagna l'accesso alla finale. Caloroso per questa bella ragazza. Grazie a tutti e soprattutto alla giuria. Secondo, avete sbirciato? No. Seconda classificata, guadagna anche lei l'accesso alla finale del 12 agosto a Monteroni di Lecce. Rullo di tamburi. Flaminia Saliani. Seconda classificata, complimenti, l'applauso è per te. Una gran bella soddisfazione. Dicendo come si dice sempre in queste circostanze. È un gioco, si dice, però in realtà poi si accede alla finale. Al primo posto, io intanto vi chiederei di fare un grosso applauso all'organizzazione che ha curato questo lungo evento. Credete, non l'abbiamo fatto apposta a finire tardi, ma era per gratificare tante persone che hanno lavorato, credeteci o no, si lavora tanto per questi eventi e si vuole davvero dare tantissimo, le occasioni non sono sempre tante, quindi ce lo godiamo in pieno. Prima classificata vince la fascia di questa tappa e l'accesso alla finale. Ladies and gentlemen, al primo posto Miss Filomena Pascale. Pascale. Filomena Paola Leonetti, Miss Winter, incaricati, posiziona la fascia e raccoglie. Dovremmo accendere i coriandoli, non abbiamo fatto in tempo a far partire. Fai la tua sfilata, la tua carrellata, a beneficio anche dei fotografi, dei cameraman. E ringraziamento dovuto va al service che tanto pazientemente ha lavorato con grande competenza e tanta pazienza. Valentina Cino, Flashback, Marcello Altomare, Nico Fiore, Tutta Vita SRL, le abbiamo detti tutti, sei soddisfatta? Contentissima, ci siamo divertiti e siamo abbastanza contenti. Bene, signori, a nome del professor Altomare, a nome dello XEN provinciale, professor Labrini, a nome anche dello XEN nazionale, vi ringrazio per essere stati con noi, vi invito a memorizzare i visi di queste ragazze, ognuna di loro avrà un futuro. Grazie ancora, grazie a Rosa Marina, grazie al Consorzio, buona estate, questo era il preludio d'estate, che sia una stagione lunga, densa di avvenimenti importanti per ognuno di voi. In bocca al lupo, siete tutte bellissime, grazie. Grazie.